neurocapitalismo, mediazioni tecnologiche e linee di fuga, io partirei dalla riflessione che tu proponi di Mark Fisher sul fatto che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Cioè a partire da questa situazione che è un po', appunto, come tu la defini, depressiva, perché è un po' la situazione in cui noi si vive, no? Cioè questa difficoltà di immaginare alternative alla nostra condizione, alla nostra esistenza, insomma. Allora vorrei, appunto, che se è possibile questa sera che tu ci aiutassi a capire come questa realtà ha a che fare con le trasformazioni del sistema capitalistico da realtà industriale, realtà appunto cognitiva, no? E poi ci aiutassi a vedere se è possibile appunto immaginare o trovare linee di fuga da questa situazione, insomma, che magari ci aiutino appunto a stare un po' meglio insieme. Beh, innanzitutto magari qualche punto di riferimento rispetto alla mia riflessione, perché sono un semplice ingegnere informatico di origine, appartengo a una generazione che è stata immersa in un certo contesto e alla quale ho partecipato dal punto di vista proprio, direi, anche di movimenti politici. Diciamo il 68 è il punto di partenza, ma poi anche tutti gli anni 70, il lungo 68 italiano, come qualcuno dice, quindi al di là della formazione professionale e della tecnologia che mi ha sempre appassionato, c'è anche la politica nella mia riflessione, anzi direi che la politica è il primo motore. Allora, avendo partecipato a questa stagione, la mia riflessione era cominciata su quello che succedeva appunto alla fine di quegli anni. Sono gli anni, quelli della fine degli anni 60, in cui ci sono delle cose che sembrano separate, ma che in realtà possiamo mettere assieme, e che sono sia dal punto di vista dello sviluppo delle tecnologie, che poi è il grande salto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia, diciamo, i movimenti di quegli anni, che infatti io faccio sempre riferimento come punto di partenza a Berkeley, che è questa università californiana, dove in quegli anni nasce i primi movimenti contro la guerra del Vietnam, ma nasce anche i gruppi di ricerca che poi sviluppano le tecnologie che portano a internet. Adesso non la faccio lunga su Unix, eccetera, eccetera, ma è un po' così che va, e mi è sembrato che fra queste due circostanze, nello stesso posto, ci fosse in qualche maniera un legame, il legame delle ribellioni contro quell'imperialismo, perché a quell'epoca era l'imperialismo americano, e nello stesso tempo il fatto di sviluppare queste tecnologie che permettevano questo, tra le altre cose, una comunicazione orizzontale, una circolazione dell'informazione. E questo movimento, che poi diventa il movimento hacker e poi diventa tutto quello che è stato il free software, è stato qualcosa di importante, perché ha cambiato anche certi modi di produrre del capitalismo industriale. Il fatto che questi valori, che erano questo della circolazione dell'informazione, della valorizzazione di un lavoro, dell'autonomia del lavoratore, che è il lavoratore che lavora su queste tecnologie, diventano un po' l'anima del free software, che poi anche giuridicamente dà delle libertà su quello che produce, no? La libertà, al contrario del copyright, dalla libertà di copiare, di modificare, di ridistribuire, eccetera. Quindi lì nasce un po' la riflessione fra i movimenti politici e quello che succede nella tecnologia. Poi diciamo che nel corso della mia carriera professionale ho lavorato in cooperative, ma anche in grandi multinazionali, e fra le altre cose nel periodo in cui nasce questo fenomeno della telefonia mobile. Allora, la telefonia mobile, a me, quella che poi adesso è l'internet mobile anche, mi ha evocato il fatto che si trattasse di uno strumento di esercizio politico, anzi io userei un termine che sarebbe la biopolitica, un concetto che è stato inventato da un filosofo francese che si chiama Foucault, e che spiega come
nel passaggio fra questo capitalismo a base industriale a quello a base, direi, più biocognitiva, viene messa in opera questa politica che va direttamente, come dire, a toccare la vita, il bios, cioè, quindi, non lo so, dalla sanità, l'educazione, la vita, la morte, cioè una politica che va direttamente verso i corpi. E se ci pensate, la telefonia mobile è la più grande rivoluzione tecnologica che sia. Rivoluzione non è la parola esatta, il più grande salto tecnologico, rivoluzione è troppo politica, il più grande salto tecnologico mai avvenuto. Non c'è nessun altro, a mia conoscenza, a meno che voi ne sappiate, nessun altro strumento, dispositivo tecnologico che abbia avuto lo stesso tipo di diffusione, non so, nell'automobile, nella televisione, nel giro di 20-30 anni. Credo che ci sia, insomma, non so esattamente la percentuale, ma siamo nell'ordine dell'80-90% degli umani che ha questo dispositivo in tasca, no? E questo dispositivo comunica, e quindi direi che è un dispositivo biopolitico, perché permette di raggiungere tutti e in qualche modo interagisce, innanzitutto, al di là di quello che potevano fare i computer, interagisce con il corpo, con le sensazioni, no? E quindi crea, e questa è un po' l'idea sul quale ho sviluppato un po' di riflessioni del libro Neurocapitalismo, crea un ambiente che io ho chiamato bio-ipermedia, in cui è possibile fare un esercizio biopolitico, uno strumento che arriva direttamente al corpo, alle persone, alla testa, ma anche ai sensi in qualche maniera, uno strumento biopolitico perché, come potremmo discuterne, ma insomma, come voi avrete constatato, salvo i rarissimi che lo hanno rifiutato, ha modificato tantissime cose, sia in termini di, come dire, di assoggettamento sociale, di cambio dei tempi, no? Una rottura tra il tempo di lavoro e il tempo di vita che c'era prima è molto diminuita tutto l'esercizio verso il consumismo. Quindi è un po', non è solo ovviamente, ma l'insieme di informatica e telecomunicazione attraverso questi tipi di dispositivi, che poi sono sempre più presenti attorno a noi, quello che io ho chiamato bioipermedia, è il contesto nel quale si esercita una buona parte della biopolitica oggi come oggi. La terza riflessione, poi magari apriamola, non voglio essere troppo lungo, la discussione è quella che poi sono legate queste riflessioni, è quello che io ho chiamato neurocapitalismo per le ragioni che vi sto anche un po' cercando di esporre, hanno chiamato anche platform capitalismo, cioè capitalismo delle piattaforme, dove le piattaforme sono i grandi siti mondiali che tutti conoscete, no? I GAFAM, ma non ci sono solo i GAFAM, perché poi c'è i Natu con gli Airbnb, eccetera, gli Uber, eccetera, poi ci sono quelli di Alibaba, eccetera, eccetera. Ecco, queste macchine, ecco, io le ho scritto qualcosa, che questo non è nel libro posteriore, sarà nel prossimo libro, ma insomma è quello che ho chiamato le mega macchine, che mi sono riferito quindi a qualcosa di, non ho inventato io il termine, ha inventato un americano che si chiama Lewis Mumford, e che ha scritto una trilogia che si chiama Il mito della macchina, dicendo in realtà la civilizzazione spesso è passata attraverso queste mega macchine, in cui gli uomini sono degli ingranaggi all'interno di una grande macchina, e ha cominciato questa riflessione addirittura dalle piramidi in Egitto. Nella sua epoca, Mumford ha vissuto gli anni 50, 60, 70, credo, le grandi macchine erano le grandi macchine, diciamo, industriali militari dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti, e io ho pensato di estendere al giorno d'oggi questa riflessione, e dire siamo noi gli ingranaggi
più o meno incoscienti delle macchine, cioè Facebook non potrebbe vivere senza di noi, no? Quindi la riflessione rispetto ai dispositivi e rispetto a come il capitalismo attraverso queste grandi macchine interviene rispetto alla nostra vita, al nostro quotidiano, è un po' il tema della riflessione. Dopodiché, per chiudere questa introduzione, devo dire che adesso sto non completando ma quasi un secondo libro in cui, secondo me, per fare una nuance rispetto a quello che ho appena detto, che il neurocapitalismo è in una fase di difficoltà, se non addirittura di disfatta. Perché? Perché lo vediamo dal contesto. Il sud del mondo si sta più o meno ribellando, dal Sud America, passando dall'Africa, Nord Africa, ma anche il Centro Africa fino all'Asia, sono rivolte un po' dappertutto rispetto al capitalismo biocognitivo, al neoliberalismo. E il Nord si sta ribellando in una maniera un po' diversa, purtroppo meno positiva ai miei occhi, a parte la Francia, dove c'è questo movimento dei Gilets jaunes che è veramente molto interessante. Negli altri paesi purtroppo questa ribellione viene captata dai movimenti che sono, a mio parere, io li chiamo fascismo 2.0, ma sono socio-populisti. Quindi questo vuol dire in qualche maniera che questa volontà di controllare del neurocapitalismo, quindi di controllarci attraverso questi dispositivi, attraverso queste mega macchine, non sta poi così tanto funzionando, perché la gente non è contenta. Ecco. Allora, c'è un amico che ha scritto un libro e dice: in realtà il capitalismo è una macchina da guerra, e il controllo della società non lo si fa attraverso solo i dispositivi o solo le macchine tecniche. E sotto questo punto di vista devo dire che chi si illude di cambiare la società attraverso i bitcoin o attraverso il movimento Anonymous non è sufficiente. Bisogna costruire un'altra macchina che sociale e politica, che si in qualche maniera si frappone, si oppone, per questo che secondo me andrebbe rivalutata una parola che abbiamo un po' dimenticato, che si chiama rivoluzione.